Giuliano Giglioli diceva di fatto sì, mi piacerebbe, cioè diceva di fatto mi spiace perché stanno giocando con le mie carte, ma insomma no, con queste signore non la pensiamo allo stesso modo. Tra l'altro stasera è venerdì sera, ma non c'era il venerdì sera, allora c'è questo appuntamento, ma c'è un'altra cosa, venerdì sera. No, c'è la Juve, no? No, la Juve, la partita magari c'è tra un po', ma mi ero segnato una cosa per venerdì sera. Vabbè, insomma, Cristina D'Avena non è male, eh? Pizza Club c'è l'esaurito. E capisco mio suocero Giuliano che è sempre stato molto, insomma, ex pugile, bella tempra, e adesso, insomma, trovarsi, come dire, lo diciamo, non più autosufficiente. Non è felice come prima, questa è la realtà, ed è comprensibilissimo. Quindi domani andrà a fare un giro a piedi al bar con sua nipote, con il girello, insomma, si aiuterà, oppure non ho neanche capito. Il punto è, insomma, ci sono delle cose che gli piacciono e delle cose meno, evidentemente. Oltre che... Allora, andiamo a vedere un attimo come va il caricamento, perché del telefono ci se ne accorge quando è al 100%, del computer abbastanza di meno. Quindi, poi abbiamo, lo sapete, un solo telefono, poi non mi ricordo più, ma oggi c'era qualcosa che non erano queste due robe, mi pareva il 15 che ci fosse una cosa carina, ma pazienza. Andiamo a vedere se c'è... Non mi rompete le scatole, perché fortunatamente non siamo online. Eccola qua, non ho una strada. Forse che tenga chiuso anche la domenica, anche il mercoledì. Ma Pizza Bistro, Love Pizza Bistro, ci eravamo stati. 100%, eccellente. Adesso quindi stacchiamo l'alimentatore. Anzi no, guardiamo sui dati. Che cosa abbiamo segnato per... Allora, buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Tant'è che dicevo a mio suocero che potrei anche stare un po' con lui, molto tempo con lui, quando ho tempo, e spesso ho tempo al pomeriggio, sera, notte, ma evidentemente quando è notte non ha una grande necessità, né di più. Tazzo! Porca Eva, non ho guardato, porca troia, c'era la presentazione, c'era questo ovviamente importante. Presentazione, non ho guardato bene, santa madonna, c'era una presentazione a Modena, ma insomma sono stato più felice, devo dire, tra le due, di avere raccontato il rettore, il prorettore, insomma, almeno quello l'abbiamo fatto, la ripresa di un evento, cosa volete fare, non interessa neanche a me, figurarsi, 25 anni di Unimor, adesso invece laggiù, anzi, adesso Ghiro, scriviamo a di Roma. Vabbè, immagino siano a cena a Modena, ma mica è detto. Domani, tra l'altro, mi alzerò presto per andare. Voi cosa dite, boys? Yes? Hotel Tricolore. Quindi potrei anche cenare fuori orario, eh? Non ho mai, massimo. Forse sì, forse mi hanno regalato una cosa. Speriamo nel credito. È così, io sono il protagonista di tutto quello. Buonasera, benvenuti. Voi come state, boys, girls? Dunque, adesso quindi smettiamo questa cosa. Ritorno al telefono e inizio a caricare fra un po'. Boys, boys, boys.